D'Annunzio era certamente un erotomane, cominciò da scandalo in epoca vittoriana, quando si coprivano le gambe dei tavoli. Molte sono leggende quelle che si raccontano su di lui. Tornare al Vittoriale è come ritornare sul luogo del delitto, perché si torna sempre sul luogo del delitto, come ha raccontato così bene Dostoevskij nel suo romanzo più famoso Delitto e Castigo. Nel febbraio 2009 eravamo al Vittoriale, dove Gabriele D'Annunzio visse sul Lago di Garda l'ultima parte della sua vita, per celebrare con il presidente della fondazione, Giordano Bruno Guerri, il centenario del futurismo. Nel frattempo, durante l'estate, Guerri è stato ospite di Tutto in Gioco, biennale d'arte, pensiero e società, svoltasi a Civitanova Alta nelle Marche. Oh, intanto grazie di essere qui. Sapete come Marinetti riuscì a pubblicare? In quell'occasione il gruppo di Tutto in Gioco aveva promesso a Guerri una visita al Vittoriale. Guerri prometteva, e lo vedremo, di fare da guida all'interno dell'ultima residenza di D'Annunzio. È stato anche uno dei quattro pesci. Tra le tante ultime partecipazioni TV come opinionista, scegliamo il duetto con Celentano durante il programma Barbareschi Shock. Simpatici, c'è Guerra, c'è Favino. Guerri, Adriano, senti, ti posso fare una domanda? Sì, ma guarda che anche Guerra non è male, eh? Sì, ma Guerri è meglio. Hai addormentato i tuoi bambini cantando Azzurro? No. Come no, mai? Perché Claudia mi metteva a letto sempre troppo presto, prima che io arrivassi a casa, e quindi non li vedevo, eh. Verresti a addormentare il mio? Sì, dove abiti? A Roma. Appena vengo a Roma vengo a casa tua e cerco di addormentarti. Le sue apparizioni in TV, il successo dei libri di Guerri, i suoi editoriali sono stati utili al Vittoriale, che ha avuto un incremento di visitatori. L'occasione di questo nostro ritorno al Vittoriale è stato ricco di anticipazioni, una mostra di artisti moderni che si ispirano a D'Annunzio, che diventerà permanente, e un futuro museo dedicato al D'Annunzio mai visto, D'Annunzio segreto. La sento malissimo. Adesso il Vittoriale sono 10 ettari di terreno, compresi molte ville e edifici che erano già costruiti. D'Annunzio con il fascismo proprio non voleva avere a che fare. Lui chiamava le camicie nere camicie sordide. E ci convinse, ma certamente non era fascista. Allora comprò questa casa che in realtà consisteva semplicemente in questo edificio, che è una cascina signorile del Settecento, disastrata abbastanza, perché il proprietario era un tedesco, uno studioso tedesco di musica, che fra l'altro aveva sposato una nipote di Wagner. Dentro c'è il pianoforte di Liszt addirittura, per cui lui fu suggestionato anche da questa coincidenza musicale. D'Annunzio era una melomane, quella si chiama la Prioria, che lui ha fatto decorare ispirandosi al palazzo del governo di Arezzo, è molto simile con questi stemmi. L'altra parte invece di questo edificio è sempre fatto costruire da lui, è riservato agli archivi, perché D'Annunzio conservava tutta la sua preziosissima corrispondenza, i suoi manoscritti, eccetera, oltre che l'archivio di Fiume. Per cui l'archivio è organizzato ancora come se l'è organizzato lui, con tutti i suoi bei contenitori. Questo è un classicismo magico, direi. D'Annunzio regalò al fascismo inconsapevolmente riti, miti, modi, cioè il discorso al balcone, il me ne frego, il ei ei alala, solo che D'Annunzio, dopo ieri alla là, diceva una parola che Mussolini non avrebbe mai detto, cioè ei alla là, viva l'amore. Alcune cose, per esempio il cortiletto dove D'Annunzio mangiava d'estate, se lo faceva coprire i tappeti, ci
sono ancora le sedie originali, lui scendeva da lì. Ed è tutto pieno di simboli. Come potete vedere, se guardate, ci sono un sacco di pietre, c'è rappresentata tutta la Prima Guerra Mondiale qua, nei vari punti. Leone di San Marco, naturalmente. Poi D'Annunzio amava due santi, San Francesco come esempio di vita morigerata, che lui non fece mai, peraltro. Lui condivideva la scarsa propensione per il cibo, e San Sebastiano, che poi non a caso è diventato il santo protettore dei sadomasochisti, categoria del quale D'Annunzio faceva, e degli omosessuali. L'Arengo è un altro luogo di simboli e di magia. Qui si richiama addirittura ai Celti, a cerimonie runiche, però gli è piaciuto creare questa situazione che è molto suggestiva, decisamente. Immaginate tutti qua adoranti ad ascoltare il Vate che magari declamava le sue poesie. La conservazione del vittoriale presenta dei problemi pazzeschi, per esempio le radici. Quando questo luogo è stato fatto c'erano degli alberelli che adesso sono diventati delle bestie tremende e mi stanno dissestando tutto quanto, per cui vede, poi finiscono per rompere tutto. Che è anche pericoloso, che ci sono proiettili, c'è di tutto. Qui c'è l'archivio e la biblioteca.